In questa puntata cominciamo ad affrontare alcune delle più famose retoriche, anche quelle più ridicole, c'è da dirlo, che fanno parte di quel pantheon di pseudo-argomenti, usati maggiormente per negare la radice sociale dei retaggi della cultura patriarcale. Piccola premessa. Il femminismo, come ogni movimento storico di liberazione, non è esente da contraddizioni e derive estremistiche, controproducenti. Fa quasi imbarazzo doverlo specificare, talmente ovvio. Ma non è con la retorica reazionaria e maschilista, anche quella che si maschera da imparziale, che si mettono in luce i difetti in modo onesto, per una sana e giusta critica. Allora, il primo argomento che trattiamo si può riassumere con questa affermazione. Come vittime, le aggressioni riguardano maggiormente gli uomini, non le donne. Ecco qua un chiaro esempio di uso strumentale politico dei dati statistici. Il problema culturale a monte della violenza sulle donne riguarda sì il femminicidio, cioè l'uccisione di una donna nel contesto di una relazione sentimentale o meno con un uomo. Qua i numeri sono enormemente sproporzionati a sfavore della donna. Ma il femminicidio è solo la punta di un iceberg di un problema molto più grande e diffuso. Da queste semplificazioni sui numeri delle aggressioni manca il contesto. C'è un'analisi più approfondita delle cause che determinano un fatto. Se si utilizzano solo i dati finali di un fenomeno, in realtà si vuole solo confermare una certa tesi di fondo. Nello specifico, quella che vorrebbe negare il problema strutturale della società della questione femminile, sulla questione femminile. Vediamo allora di fare delle controdomande retoriche per capire meglio i termini del discorso. Prima domanda: la sera, o più in generale da soli, escono di più i maschi o le femmine? Seconda domanda: se escono di più i maschi, qual è la causa? È un fattore storico-culturale oppure naturale? Terza domanda: se escono di più i maschi per ragioni culturali, e quindi si capisce meglio il perché statisticamente essi siano maggiormente colpiti dagli abusi. Questa cosa è ragione sufficiente a dimostrare che il mondo femminile non ha di che lamentarsi sulla parità di trattamento? Ecco, se affrontate onestamente, la conclusione che se ne ricava da queste domande, mirate appunto a ragionare sulle cause dei fenomeni, evidenziano che il problema della disparità sta a monte. Ed è una spiegazione efficace anche al secondo esempio che oggi portiamo, cioè questo. Statisticamente, ci sono maggiori abusi su anziani e bambini da parte delle donne rispetto agli uomini. Ecco, per fattori di retaggio storico-culturale del modello patriarcale, per fortuna almeno in Occidente è meno marcato rispetto al passato, le donne sono maggiormente a contatto con le categorie degli anziani e dei bambini. Questi sono i motivi che causano un maggior numero di abusi sulle categorie più fragili da parte delle donne. Così come il fatto che le aggressioni tra gli uomini siano più numerosi, l'esempio di prima, è sempre derivante per fattori di retaggio del modello patriarcale, perché le donne tendono a uscire meno da sole, per una maggiore percezione della paura. Quindi queste affermazioni retoriche che abbiamo portato come primi esempi utilizzano i dati statistici nascondendo i fattori culturali che li generano. Così, sparendo dal discorso quei fattori, l'impressione superficiale che se ne ricava è che quei ruoli, come appunto l'uscire meno da sole o lo stare maggiormente a contatto con le categorie più fragili, siano per le donne una questione naturale, senza quindi possibile cambiamento. Ma questa conclusione è una fregnaccia buona per i gonzi che assistono e sperano, con la bava alla bocca, che con queste pseudo-argomentazioni si dia finalmente una bella bacchettata alle famose femministe cattive. Adesso passiamo a un'altra affermazione retorica. In diversi contesti le donne sono privilegiate rispetto agli uomini, come per esempio il fatto che chi paga di più maggiormente è l'uomo o l'ingresso gratuito in discoteca. Anche qui, ammesso non concesso che tali situazioni in Occidente siano ancora oggi realmente frequenti, si nascondono dal discorso il perché, eventualmente, queste differenze accadono. Succede perché queste abitudini tossiche derivano ancora dal retaggio storico-culturale del patriarcato, che tratta la donna come un oggetto da esibire, per il favore maschile. Sempre per le stesse ragioni ancora oggi, anche se meno del passato, nel mondo giovanile ma non solo, sono i maschi che per mostrarsi uomini veri pagano da bere alle femmine. E ancora c'è nell'immaginario la stranezza del contrario,
senza contare anche le ragioni della disparità salariale e minore autonomia della donna, che vede il maschio generalmente con più disponibilità di spese. La frase «in quel locale c'è la gnocca», come appunto oggetto da esibire, è una reputazione di un locale pensata come positiva nell'immaginario comune, per i motivi di cui sopra. Il fatto poi che le strategie di marketing del mercato cerchino di agevolare l'arrivo delle donne in discoteca o nei locali per questi motivi subdoli è ovvio e scontato. In un mondo del lavoro dove ognuno cerca di portare a casa la pagnotta senza troppe domande, non ha senso stupirsi di queste differenze di trattamento. Ma tutto questo non dimostra per nulla un privilegio della donna. Al contrario, è uno svilimento della sua dignità come persona, perché non è trattata come tale. Il fatto che alcune donne siano ben contente di alcuni privilegi economici immediati non dimostra l'assunto che non esista un problema nella società nei suoi confronti e che esse stesse non ne possono diventare vittime. Dimostra solo quanto ancora sia pervasiva una certa mentalità che induce a introiettare dei modelli culturali ancora ben diffusi, anche nelle donne. Così che venga spontaneo pensare a quei ruoli come naturali, sempre lì torniamo. Illuminante in questo senso è il famoso racconto di Paolo Cortellesi alla cerimonia dei David di Donatello, quello sulle parole e sul linguaggio che diamo per scontato e normale. Insieme ad altri contenuti lascio il link in descrizione. Comunque facciamo ancora un esempio che arriva dritto al punto. L'ultima frase retorica di questa puntata è questa. Il movimento femminista, così come tutta la sinistra, vuole imporci l'ideologia che tutto sia culturale e nulla esista di naturale. Allora, questa è una retorica ingannevole e molto sottile perché, per spaventare, usa l'approccio emotivo della convinzione e tradizione comune sulla natura umana, pensata come diversa tra uomini e donne. Una convinzione molto radicata nel nostro profondo perché fondata storicamente in secoli e secoli di ripetizione di luoghi comuni, convenzioni e credenze, trasmessa e replicata di padre in figlio fin dalla notte dei tempi. Allora, chiariamoci. Nessun ambiente progressista o di sinistra serio cerca di persuadere che al pensare che tutto sia culturale. È un ribaltamento dei termini del discorso. Spieghiamo meglio questa cosa. Basta un libro di storia un po' più approfondito per vedere che la mentalità dominante che si è protratta per millenni nel discorso pubblico e ancora oggi esiste molto forte come retaggio, ha sempre attribuito uno status di dignità maggiore alle cause naturali, anche riguardo al genere umano, non soltanto alle questioni del mondo esterno. Genere umano pensato da sempre appunto come naturale e immodificabile, soprattutto per quanto riguarda la diversità tra uomini e donne. Non il contrario. Solo nei tempi più recenti, con numerose battaglie, ricerche, studi, si cominciano a incrinare certe convinzioni. Nessun ambiente di ricerca serio si metterebbe mai a teorizzare che le diversità naturali non esistano a priori. Il punto è che per quanto riguarda il genere umano è difficilissimo provare quanto le differenze di comportamento tra le categorie di persone derivano appunto da fatti naturali inevitabili. Attenzione, il razzismo su quello si fonda, sulle differenze naturali o innate tra i gruppi umani. Specie se facciamo riferimento al metodo di ricerca scientifico moderno, escludendo quindi le credenze e la superstizione dei luoghi comuni, con i comportamenti derivati. Diverso invece il discorso se si analizzano i condizionamenti culturali, in quanto molto più evidenti e soprattutto studiabili. Il problema degli ambienti reazionari conservatori è che vorrebbero che quegli studi non si facessero proprio, mostrando così una coda di paglia e un arrampicarsi sugli specchi grande come una casa. Il femminismo esiste perché la donna è stata, e ancora succede in larga parte del mondo, considerata inferiore per natura rispetto all'uomo. Addirittura in molti paesi retrogradi una minorata da gestire, posseduta dai maschi presenti nella sua vita. Come ogni forma di ribellione e movimento, anche il femminismo ha le sue frange estreme, ma ciò non toglie che molte delle sue battaglie che porta avanti siano giuste e importanti. Un'oppressione millenaria non si risolve certo in pochi decenni di storia, un'oppressione che riguarda anche gli uomini. Ne parleremo nella puntata dedicata. Le donne fino all'altro ieri non avevano la possibilità di accedere allo studio, figuriamoci quella di opporsi alla misoginia. Riguardo i retaggi della cultura patriarcale
e alla retorica moderna, sleale e disonesta che li accompagna. Altri e numerosi esempi ci sono da mostrare e nelle puntate dedicate vedremo uno a uno di affrontarli tutti. Grazie per aver seguito. Se vi è piaciuto questo contenuto e vi va, lasciate un like o iscrivetevi al canale. I consigli musicali della rubrica Master Sound, link in descrizione. Allora, per Wild Funk, Bombers con Shake del 1979. Poi per Rock Master, i Deep Purple con la leggendaria Highway Star del 1972. E infine per World Special, Gotham Project con Differente del 2006. Arrivederci alla prossima puntata e ricordiamo il promemoria. Sinistra è una questione di filosofia e ricerca. Valori, non maestri.